Siamo al termine di IPAG Sorelle Ramonda Montecchio, Ranieri International Soverato. Sentiamo, vince Montecchio 3-1, ma partita molto combattuta, parziali molto tirati. Sentiamo il commento di tecnico mister Napolitano. Ma era la partita che mi aspettavo, innanzitutto. L'avevo dichiarato anche in fase di preparazione, che era una partita, sicuramente sarebbe stata una partita molto combattuta, perché il livello comunque sono squadre diciamo più o meno dello stesso livello. Sicuramente bisogna riconoscere il fatto che Montecchio paga in qualche modo le assenze, quindi bravi loro ad aver trovato comunque le soluzioni di fronte ad assenze importantissime. Quindi questa è una nota di merito che devo ovviamente fare, perché bisogna riconoscere questa loro bravura. Ci lascia un po' l'amaro in bocca, perché primo set, insomma, dei set fotocopia, non riuscire a gestire il vantaggio, sicuramente per i meriti dell'avversario, ma anche per qualche demerito da parte nostra, soprattutto il quarto, insomma, sulla ricezione tanti slash dall'altra parte, con un vantaggio cospicuo, avremmo dovuto amministrarlo magari anche con un pochettino più di esperienza, ma poi le partite, bravi loro che ci hanno creduto, e noi un pochettino di amaro in bocca per qualche punto che forse avremmo potuto prendere. Sicuramente abbiamo visto due formazioni che comunque si sono affrontate a viso aperto, grandi difese da una parte e dall'altra, qualche errore forse dato anche un po' della tensione della posta in palio, vista la classifica di entrambe le squadre. Sì, a testimonianza di questo è che la percezione che ho è che gli errori sono concentrati tutti nelle parti finali, no, del set. Per quanto mi riguarda, la mia squadra, il primo set abbiamo sbagliato due battute, una con Fucher e l'altra con Riparbelli sul 21 pari, che hanno avuto un peso specifico importante, l'ace su Buffo, adesso l'ace su... Insomma, ci sono tanti punti che effettivamente potevano essere gestiti diversamente, che potrebbero essere frutto della pressione, ma il campionato è questo, il livello è alto, nel senso che comunque bisogna giocarsi le partite con la lucidità che serve, soprattutto nei punti importanti. Quindi questo diventa determinante poi per andare a fare punti in campi dove comunque poi si incontrano avversari che giocano e giocano anche bene. Bene, comunque complimenti a voi e ci rivedremo prossimamente nei playoff. Grazie mille e in bocca al lupo a tutti. Grazie.